Bella a tutti ragazzi e bentornati nell'Arte Raffa. Tu dici, ma perché ha disegnato il coronavirus? C'è una cosa pure brutta da disegnare. Invece no, ragazzi. La mia scrivania è quella che mi ha aiutato nella pandemia. Quindi tutti gli oggetti che stanno sulla mia scrivania li voglio mettere dentro al coronavirus. Perché questa sarà la mia esperienza e voglio condividerla con te. Se vuoi vedere come è finito il lavoro, guarda il video fino alla fine. So 5 minuti, non so tanti. Iscriviti. Campanellina, like. In questo video disegno il coronavirus con gli oggetti sulla mia scrivania, usando i Copic da 20 euro. Ti lascio il link Amazon in descrizione, se li vuoi acquistare. Questi sono i pennarelli, forse sono troppo vicino. Allora, c'è una doppia punta, punta fina, non metterà mai a fuoco. Comunque, punta fina che poi non è manco tanto fina, tipo un pennarello, e punta evidenziatore. Sul tappo c'è scritto il colore, vabbè, magari in camera non si legge, comunque 24 è un numero e poi il nome del colore, leggero, però è un po' scomodo. La presa a me è piaciuta tanto. È proprio, cioè, un evidenziatore scomodo. E poi non so se si vede qui dalla camera. Vabbè, la telecamera non vuole mettere a fuoco. Comunque te sporca, se passi su un altro colore, te sporca parecchio la punta. Boh, non lo so, ragazzi, da 20 euro. Ma noi non ci fermeremo davanti a questo problema. Quindi facciamo un po' di stretching per le dita. Cartelli sul posto, pressioni. Ok, siamo pronti. Sketching. Ok, è arrivato il momento di aprire la scatola e tirare fuori i pennarelli. Andiamo a colorare. Generalmente utilizzo un tratto penne, ma in questo video voglio farti vedere proprio come funzionano questi nuovi pennarelli. Che più che pennarelli definirei evidenziatori e quindi farò tutto con questi. Preferisco il tratto penne perché ha delle linee più sottili e riesce a fare delle forme più precise. Enjoy! Se il video ti piace, mi raccomando, lascia un bel like e guardalo fino in fondo per vedere il risultato di questi pennarelli. Ti lascio il link in descrizione se li vuoi acquistare su Amazon. E ricorda, tutto questo è arte graffa. Mucho chicco! Check the mic and make sure it sound right, boys.
Ho buttato tutto il lavoro con lo yogurt. Sound right, boy. L'unica pecca, ragazzi, sono veramente tanti, cioè quanti sono? Veramente vanno presi, erano tutti belli ordinati, ma adesso li metti dentro. Ragazzi, mi fate sapere nei commenti perché quando apri una scatola è tutta bella ordinata e quando la vuoi rifare non si viene mai a capo. Poi li metto da sopra, ce la devo rientrare. Non capito quanti sono. Dovremmo fare una forma tipo quadrata, quindi sta a fare su, vai giù. Ok, andiamo a uscire. Delicious.